anche Cristina Comincini qui oggi, perché? Perché noi non siamo contente del modo in cui viene rappresentata nelle televisioni, nei giornali e nelle cronache politiche la donna italiana. È un modo che ci offende e allo stesso tempo la nostra vita di tutti i giorni è molto molto dura, e le due cose ci portano in piazza oggi per la donna. Credo che non sia una manifestazione solo di donne, credo che i temi che portano le donne sono grandi temi politici che vanno al di là anche di quelle che sono le polemiche quotidiane che ci hanno stufato, che leggiamo sui giornali. Sono grandi temi per il cambiamento del nostro paese, per farlo ritornare a crescere, a vivere, a espandersi come ha fatto in altri decenni e come non fa oramai da 15 anni. Io è da quest'estate che vado in giro per i teatri con uno spettacolo e sentivo proprio che i tempi erano maturi, magari appunto forse si poteva fare anche prima, però meglio tardi che mai, quindi è una necessità e secondo me bisogna ascoltare, la manifestazione è comunque uno strumento di democrazia e quindi mi dispiacerebbe se tutta questa gente rimanesse delusa senza risposta. Sono qua perché voglio rivendicare il mio essere donna, che non è essere mercificata, ma avere una mia dignità come madre, come moglie, come impiegata, e non come l'immagine femminile viene presentata adesso in questi momenti, anche nel mondo purtroppo. Nel suo lavoro da impiegata le è mai capitato un episodio di essere discriminata? Assolutamente mai, io sono laureata, io ho superato dei concorsi tutto sulle mie, diciamo, con il mio sapere, non ho mai avuto nemmeno sentore che ci sono queste discriminazioni. Ovviamente non voglio fare la modalista, cioè sceglie di accorciare la propria carriera, lo fa scientemente, però è brutto che ci siano delle persone che impongano che ci siano queste scorciatoie. Questo non va bene, assolutamente, nel mondo dello spettacolo. Grazie. E neanche anche da altre professioni. Allora, io sono pensionato, mi chiamo Carlo, sono qui a sostegno di questa manifestazione perché credo che sia giunto il momento di riprendersi un po' di dignità, pure noi uomini, diciamo, non solo le donne, perché io mi sento offeso proprio nella dignità dell'uomo, che non credo che ci sia un rapporto, cioè l'approccio che ha, diciamo, sta società rispetto alla donna è deleteria, non fa neanche a noi onore, diciamo, al nostro modo di essere. Beh, no, come si fa a non essere? No, è un grido unanime, sono così contenta che c'è questo grido delle donne, che ci facciamo sentire finalmente. E mai capitato nel suo lavoro di essere discriminata come donna? No, beh, nel mio lavoro no. Ci sono degli uomini veramente gran signori nell'ambito della cucina. Che cosa devono fare le donne per recuperare la loro dignità? Ma guarda, stiamo facendo veramente tanto, ma c'è ancora tanto da fare. C'è veramente ancora tanto da fare, perché adesso veramente siamo arrivati in un punto in cui la realtà ha superato la fantasia. Ma dove bisogna iniziare? Ma dentro casa. Dentro casa e poi in qualsiasi modo, gridare, quello che stiamo gridando oggi. E veramente sono contenta che c'è questa grande affluenza. Anche Michele Mirabella oggi qua, come mai? Perché no? Intanto perché ci credo alla causa per la quale ci siamo riuniti. Aggiungo che ho anche due figlie, una delle quali è abbastanza grande per essere qui, lì l'altra sta studiando, la rappresentanza della famiglia c'è tutta. E poi perché credo che questo possa essere il bandolo di un inizio molto interessante per la protesta, non dai partiti, non dai sindacati, non dalle forze sociali tradizionalmente intese, ma dalle donne, che sono le vittime peggiore, più crudelmente offese di tutto questo casino. E allora è giusto che noi cominciamo da qua, questo è il bandolo. Ferrara ha detto che noi siamo moralisti, lei che cosa ne pensa, cosa risponde? È una sciocchezza, semplicemente questo, è una sciocchezza. Per uno che si è opposto all'aborto come ha fatto lui,
e si oppone alla bozza, dare del moralismo a della gente che vuole evitare le brutture di questo sconcio vergognoso per cui le istituzioni ormai non hanno più pudori, certe istituzioni, per colpa di certi che le occupano, veramente mi sembra il colmo. Noi lo dicevamo, non sottovalutate la forza delle donne, perché tutte le rivoluzioni in tutti i paesi, in tutti i tempi sono cominciate dalle donne, tutte, gentili, dolci, silenziose, le rivoluzioni, non le donne. E anche questa comincerà così, io ne sono convinta. Sono 2 anni e mezzo che con l'unità battiamo su questo tasto dando voce e sollecitando la voce delle donne. L'anno scorso dicevamo donne dove siete? E quest'anno abbiamo ricominciato a gennaio e sono arrivate 100.000 adesioni in 2 settimane e poi è nata questa manifestazione. Io penso che sia qualcosa di molto più importante di una semplice manifestazione politica, perché è una risposta di una parte dell'Italia che è rimasta silenziosa perché pensava che non lo riguardasse o perché aveva da fare, perché poi le donne spesso hanno da fare, hanno 2 o 3 lavori sulle spalle e possono occupare anche della democrazia e della dignità. E invece penso che sia venuto il momento di riprendersi la delega e rappresentarsi in proprio e poi di chiedere che ci sia qualcuno che sia capace di prendere questa energia e questa forza e di farne quello che è giusto, cioè trasformare il paese in un paese migliore.